Massimiliano Romeo, perché sosterrà Matteo Salvini al congresso? Lo conosco da tantissimi anni, è uno che ci crede, risoluto, determinato, è quello di cui ha bisogno la Lega Nord. E poi non dimentichiamoci che in 3 anni ha portato il partito dal 3 al 14%. La linea politica della Lega, che va nella direzione del sovranismo, almeno questa è una delle cose che vengono addebitate o accreditate al movimento, molti la guardano con sospetto. Il sovranismo è piuttosto lontano dall'idea di federalismo, è così? No, il sovranismo non è in antitesi con il progetto federalista e tantomeno autonomista. Infatti noi diciamo che lo Stato centrale, Roma, non deve cedere poteri all'Europa, a Bruxelles, ma li deve cedere ai territori, alle regioni, che è quello che la Lega dice da anni. Una parte della Lega che è stata, diciamo, vi accusa in qualche modo di ritenere inconciliabile leninismo e federalismo. C'è un vecchio documento pubblicato dalla Lega alla fine degli anni 90 che diceva che leninismo, Le Pen non può essere qualcosa di avvicinabile alla Lega. Perché invece oggi sì? Ma con la Le Pen si tratta di un'alleanza strategica per cambiare l'Europa e per fermare l'immigrazione. Certo, certe battaglie possiamo mica farle da sole. Questo non significa sposare il modello centralista francese. Infine, questione Sud. Matteo Salvini ha aperto al Mezzogiorno. Insomma, una parte della pancia della Lega guarda con sospetto questa apertura. Ma guardi, l'idea di stringere Roma come una tenaglia da nord a sud fu un'idea di Umberto Bossi di tanti anni fa. Allora i tempi non erano maturi, oggi molto probabilmente lo sono e potrebbero esserlo.